Lupin Boys, intanto passa Zappi, lo fa apposta, lo fa apposta. Lupin Boys, credo che questa sia la seconda sconfitta consecutiva. Cioè, come l'abbiamo mai? Messo un po' in preventivo perché avevamo due partite difficili. Quella Wi-Fi Club ce l'hanno rubato, diciamo, all'ultimo secondo. Perché abbiamo subito quel gol. Allora oggi un po' la partita è stata strana perché siamo stati in partita fino al 3-2, poi c'è stato un rigore un po' contestato. Però è quel gol un po' ci ha fatto spaesare, quindi ci ha demoralizzato e quindi siamo andati un po' sotto così. Adesso speriamo di ripartire alla prossima meglio. Io stavo, non va, Di Misa ha giocato male oggi, è nervoso, un po' tutti nervosi poi. Beh, ci sarà comunque una settimana per concentrarvi e riprendere, diciamo, i Lupin Boys che conoscevamo. Sì, sì. C'è anche da dire che le condizioni del campo non erano ottimali perché con questa umidità la palla scivolava. Beh, sta arrivando l'inverno, sì, ragazzi, quindi preparatevi al peggio. Io per un tempo sono stato fuori perché ho avuto un inghiottimento al polpaccio perché comunque il campo non era in ottimissime condizioni. Però alla fine ci può stare, come era con queste condizioni per noi, era in queste condizioni per loro. Quindi, cioè, erano quelle condizioni, sì. Prossimo turno West Hafen, diciamo, questa potrebbe essere una partita in modo che voi tornate a vincere. Sono ultimi. Speriamo, cioè speriamo ora quali stiamo vedendo giocare. Qualche nota positiva di oggi almeno? Nota positiva? Qui ci ha giocato banco. Hai preso la traversa stavolta? No, oggi no. Anzi, oggi sono responsabile di un gol. No, non vuole essere una giustificazione. Però ho preso una botta mentre correvo e quindi mi sono praticamente fermato. Ero in anticipo sull'uomo e lui mi ha raggiunto in velocità perché mi sono fermato. Scusate, questi sono i Radio Fea. Smetti, raga, ora arrivo a te. Va bene, allora ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Tornate a vincere, ok? Ok, chiamate un manicomio per noi. Sì, sarà fatto. Ciao ragazzi, ciao. Ragazzi di ACP, che rispondete ai The Bulldog, loro hanno vinto 16-2, voi 5-2 credo, con i Lupin Boys. Bella partita, molto nervosa dobbiamo dire. No, comunque è stata una bella partita, anche molto agonistica, ci siamo divertiti. Ci vediamo. Siamo fatti pure male. Ti metti pure male, però sta. Oh, mi raccomando, perché ci avete. Ma sì, abbiamo i debut. Tutti sani. Dicono che siamo molto organizzati. Quindi speriamo. Tra l'altro il pubblico sovrano dice che i The Bulldog sono più forti di voi. Voi come rispondete? È bello. Ma dimostrare il campo, non so, è vero. Ah, qui c'è Runfola, ovviamente il duello con Mulè. Sono più forti, quando non gioca Mulè sono più forti, quando gioca Mulè sono scarsi. Però lo incontrerai. Venerdì lo incontrerai. Io già mi fa bene. Se non parto. È stato posticipato il viaggio, ci sarò. Comunque la partita di quella di oggi è iniziata bene, avete tenuto il pallone del gioco. Abbiamo sempre dominato, poi la testa un po' è andata. Assente lo forti per la tonsillite, la prossima ci sarà. Meno male. C'è il pizzuto che fa tripletta e manco fa l'intervista. Ah, c'è Mr. Tipletta. Aspettiamo Mr. Tipletta. Aspettiamo il pizzuto. Mr. Tipletta. Fasciacollo. Comunque, big match finalmente è arrivata, la partita della verità. Dovete riprendervi il primato che vi è stato scippato la settimana scorsa. Pizzuto, ritemi questi The Bulldog? Oggi la tua tripletta penso che li farà spaventare un po'. Sarà una bella partita. Vogliamo tutti i campi sole quando giochiamo. Portate un po' di pubblico. Alle 4 venerdì prossimo. Alle 4? Vabbè. Portate un po' di pubblico. Sì, portate un po' di pubblico. Migliore in campo di oggi penso che Pizzuto. Pizzuto con la sua tripletta. Ma tutti i band. Tutti quanti i band. Che è successo? Io ho fatto io la stessa due parti. Perché io no? Scusa, questo si chiama lavoro di squadra. Appunto, ma che c'è bisogno ringraziare, Vabbè. Ma che modesto Pizzuto, io lo conosco. Vabbè. Ok ragazzi, allora in bocca al lupo per il big match, ci vediamo venerdì. Forza The Bulldog! Ma che è? È impazzito. Ma chi è? Ciao ragazzi, ciao.